Buongiorno e benvenuti nel ciclo di interviste che Sinestesia ha lanciato per festeggiare i suoi 10 anni. Oggi parliamo di disruption, il tema di oggi è la disruption e abbiamo con noi un altro ospite eccezionale. È difficile definirlo e quindi lo chiederò poi a lui di presentarsi perché è una persona veramente eclettica e difficile da inquadrare. E non a caso appunto è con noi per la disruption. Sto parlando di Bebop Gresta. Benvenuto Bebop e grazie per essere qua con noi. Bene, Grazie di avermi. allora tu insomma nella tua vita professionale, nella tua vita in generale hai fatto veramente tantissime cose, sei imprenditore, hai fondato, cofondato Digital Magics, ma hai anche lavorato per la TV. Hai avuto una band, non so se è ancora attiva, non so se sei. Vero, no, sì, magari. Quindi hai lavorato per la TV, per MTV, insomma, una carriera disruptive, no? Però immagino comunque anzi, sicuramente con un filo conduttore, una filosofia, insomma, mi piacerebbe appunto che ci raccontassi qual è il filo conduttore, che cosa. Come ti puoi definire oggi? No? Chi è oggi Bebop? Se puoi darti la definizione. Guarda, al di là delle identità che secondo me vanno buttate, non credete a niente, nessuna etichetta e nessuna identità. Io credo che il filo conduttore che mi ha, diciamo, suonato come un leitmotiv, in background durante tutta la mia guida è stata un po' questa visione questa, diciamo, concezione che ho dell'uomo rinascimentale, no? Mi è sempre colpito questa cosa che Leonardo era uno scienziato, però era anche un artista. In realtà siamo partiti con l'arte concepita a 360 gradi. Non c'era una distinzione tra un artista e uno scienziato. Lo scienziato era quello che inventava le cose più innovative, ma che anche dipingeva, suonava, era un tutt'uno. È così che abbiamo reso grande, se volete, l'Italia nel mondo grazie a questo concetto rinascimentale. Poi purtroppo sono arrivati una serie di elementi, tipo la Chiesa, per citarne uno, che ha giustamente commissionando l'arte, quella visiva, ha iniziato a dire come, aspetta, aspetta, cos'è che stai facendo? Il sole è fermo e la terra gli gira intorno. Improvvisamente non siamo stati più creati da Dio, ma c'è una teoria diversa. Insomma, le due cose hanno preso delle direzioni diverse, anche perché dovevi iniziare a dipingere cose che il tuo committente, cioè la Chiesa, aveva fatto. Questa cosa, secondo me, è stata uno dei più grandi crimini dell'umanità. Se tu guardi la mia vita, io ho iniziato come programmatore che avevo 9 anni. E poi però con i soldini che facevo, a 12 anni guadagnavo già più di mio padre, con i soldini che facevo io compravo gli strumenti musicali, compravo i computer e mi sono appassionato al mondo digitale, che per me erano sempre note musicali, non era molto diverso. Quindi questa cosa mi ha accompagnato, poi qualcuno ha reputato che questa cosa fosse arte, ho fatto il mio primo disco, poi è arrivato il primo in classifica. Quindi abbiamo iniziato questo gruppo Immagine, tour europei, insomma è stato divertentissimo. Negli anni 90 con la dance ci siamo sbizzarriti. Tanto che poi ho dovuto lasciare il mio lavoro di programmatore, anche perché abbiamo fatto 21 dischi e 6 prime in classifica. E quindi da lì è partita poi la mia passione per i media, ho fondato Bebop e poi l'ho venduta a Telecom Italia, come sai, ho iniziato un po' la mia economy in Italia con questa vendita per 11 miliardi di vecchie lire, però era già un inizio della mia carriera. Poi sì, ho fondato Digital Magics con il grande Enrico Gasperini, che è venuto a mancare di recente, però abbiamo fatto tante cose buone, delle più di 60 più startup che abbiamo iniziato, alcune hanno avuto anche grande successo. Mi viene in mente Talent Garden, 4U, che ha battuto Google nel primo advertising, e così via. Insomma, le prime exit in Italia le abbiamo fatte noi. Poi ho deciso che a un certo punto era il momento di andare in California, perché Dreaming California, l'America Dream, è sempre stato il mio pallino, e se lo facevo a 40 anni non l'avrei mai più fatto.
E lì c'è stata la scintilla con Elon Musk e il progetto Hyperloop. E siccome lui aveva detto che non lo voleva fare, io e il mio socio abbiamo deciso di farlo, due pazzi furiosi. E il resto è storia: abbiamo creato la più grande società di Hyperloop al mondo, abbiamo addirittura depositato il brand Hyperloop in 56 paesi. Non tutti sanno che il marchio Hyperloop lo detengo io nella maggior parte dei paesi conosciuti, insomma. Beh, quindi diciamo, il progetto italiano è più avanti rispetto a molti altri progetti nel mondo, insomma, siamo in qualche modo tra i primi o comunque abbiamo un vantaggio. In cosa siamo più... Guarda, con un'enorme sorpresa, devo dire, l'Italia fa sempre questi slanci, diciamo, si chiamano leapfrog, cioè è indietro, 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 fino a quando non è avanti. Abbiamo fatto tante cose, cioè dei cellulari, nell'MP3, cioè tutta una serie di settori sono stati innovati, no? All of a sudden, dal terzo mondo al bleeding edge. Allora avevamo anche i computer con Olivetti, e in realtà l'abbiamo creata noi la Silicon Valley, no? Gli italiani, il vecchio Olivetti e i quattro pionieri italiani che sono sbarcati là. La In Italia, P101 che è sì, stato il è primo computer di fatto, personal computer della storia. bravissimo, bravissimo. Devo dire, una grossa sorpresa c'è stata nel 2019 quando una delegazione del Veneto, di Zaia e di Anas mi vengono a trovare in California e lì mi illustrano una cosa che io non sapevo onestamente, cioè l'Italia nel dopoguerra ha sviluppato tutto il piano di ricostruzione con un approccio unico. Hanno previsto un corridoio relitto, cioè un corridoio da 20 a 60 metri lungo tutte le autostrade e tutte le ferrovie. Stiamo parlando di 30.000 chilometri e di 10.000 km di parallelismo, cioè che 10.000 km di questo corridoio che è in parallelo con un'autostrada e una ferrovia contemporaneamente di fianco. E questa è una cosa pazzesca per noi, perché significa avere un corridoio naturale, pensa di 20 metri, quindi noi servono 18 massimo. Sembrava quasi che Quasi qualche. fatto apposta, no? Una Sì. preveggenza quasi. Peacock avesse intuito che stava per arrivare Hyperloop. Questa cosa mi ha fatto ping, accendere la lampadina e sono iniziati dei workshop con Anas e con il direttore generale di Anas che con molta lungimiranza mi ha convinto a guardare all'Italia come possibile target. In un momento particolarmente favorevole perché stavamo proprio decidendo dove implementare la prima linea full scale Hyperloop. Avevamo già costruito in Francia, a Tolosa, mezzo chilometro di certification track. Tutto lo sminamento e i problemi che abbiamo trovato lì ci hanno fatto capire che quella situazione non poteva essere sicuramente espansa. E quindi stavamo guardandoci intorno e guarda caso una serie di governatori, non posso essere troppo specifico perché stiamo per annunciare una cosa Certo. molto importante, quindi non voglio bruciarmi l'annuncio, però un governatore di quelli che avevo visto ci hanno dato a disposizione del terreno e quindi stiamo lavorando per implementare una linea Hyperloop in Italia. Quindi mi Quindi stai dicendo che possiamo sognare di essere tra i primi in Italia ad avere una vera linea Hyperloop e poter salire su questo fantastico mezzo di trasporto innovativo, tra i guarda, per primi me volere o quasi tra poter i primi. sognare e realizzare, l'unica differenza è lo step miricistico, cioè se tu riesci a immaginarti ogni step necessario per arrivare a quel sogno, vuol dire che è possibile e che lo puoi realizzare. E noi oggi ce li siamo immaginati tutti e quindi non voglio anticipare niente, però stiamo lavorando a una cosa molto bella per l'Italia. Beh, ma questo è fantastico. Immagino che ci siano state molte sfide difficili da risolvere proprio dal punto di vista tecnologico, no? Hyperloop è qualcosa di disruptive, appunto, che non esisteva prima e nasce da questa visione, no, di Musk, che forse
non è stato neanche così completamente sincero, no? Quando all'inizio l'ha presentata dicendo che era possibile, è vero, no? Che aveva insomma, sottovalutato alcune difficoltà tecniche. Ma in realtà non aveva fatto Elon il discorso di Hyperloop. È proprio un concetto che arriva dal 1800, pensa. Il primo sistema Hyperloop è stato concepito sotto la metropolitana di New York, 1889, da un povero imprenditore, Eli Beach, inventore, che concepì un treno a ridotta pressione sotto quello che sarà poi chiamata la metropolitana di New York, cioè tra Warren e Broadway. Non tutti sanno che 1 chilometro della prima metropolitana di New York era Hyperloop. Lui ha scavato Incredibile. per 7 anni illegalmente sotto Broadway, ha creato questo tunnel, ha messo una carrozza funzionante. Abbiamo ancora le foto del tunnel che poi è stato poi lasciato quasi intatto perché poi la metropolitana l'ho fatta passare dall'altra parte perché purtroppo il poveraccio tapino di Eli Beach è morto, poverissimo, perché gli si era incastrata questa carrozza che non riusciva più ad andare avanti e indietro. Andò da JP Morgan a chiedergli soldi per continuare la sua opera. JP Morgan aveva investito nelle ferrovie, ha detto: cos'è che stai facendo? Interessante. Gli ha mandato la polizia, l'ha fatto arrestare e morì molto povero. Lo comprò poi a 2 lire JP Morgan e costruì la metropolitana di New York. Tutta storia, eh? Però voglio dire, il concetto di Hyperloop fu tentato più volte, anche il padre della rocket science, Robert Goddard, nel 1904 pubblica un brevetto su Popular Mechanics, l'allora Bibbia, delle invenzioni mondiali, e lui fa proprio un'illustrazione dove dimostra come si poteva collegare New York a Los Angeles in meno di 2 ore. Con questo VAC train che avrebbe collegato le due sotterraneo. Ovviamente la comunità scientifica gli ha dato completamente contro dicendo l'uomo non può viaggiare sopra i 100 km all'ora e quindi il progetto viene abbandonato, tutta la comunità scientifica gli ha dato contro, il povero Robert Goddard fu stoppato ma inventò la rocket science, quindi diciamo abbiamo ora i missili che vanno su Marte ma non abbiamo ancora Hyperloop. Comunque dicevo, più di una volta 1950 il governo americano pubblica quattro sistemi di trasporto e Gravity Vacuum e VAC Train erano molto simili a Hyperloop, quindi quando Elon pubblica il white paper in realtà fatto da due suoi intern, tra cui uno poi l'abbiamo assunto noi, non ha inventato niente, ha solo stimolato l'umanità a dire basta con questi treni a alta velocità, dobbiamo guardare oltre e pensare a un treno efficiente, sostenibile ed economicamente viable. E lanciò questa provocazione del Hyperloop, perché il 50% delle cose che erano scritte in quel white paper non erano fattibili, ma in realtà ci ha dato l'opportunità di puntare un gigantesco riflettore su questa tecnologia e permettere a me e al mio socio di lanciare Hyperloop nel mondo. Di lì poi più di 800 scienziati si sono uniti alla mia società da 52 paesi. Siamo diventati il progetto più grande che l'umanità ha fatto di crowdsourcing al mondo. È la dimostrazione davvero che volere è potere, no? Quindi risolvere delle cose credute infattibili, semplicemente perché probabilmente, anzi sicuramente, nessuno era riuscito prima, le rende poi a un certo punto con il potere anche del crowdsourcing, no? Le rende fattibili. E qual è Bravissimo. la cosa più difficile che avete dovuto risolvere? Qual è stato l'ostacolo? Dal punto di vista tecnico, devo dire che tantissime delle tecnologie, quasi la maggior parte, erano già state inventate. Quindi, in realtà, la cosa straordinaria, secondo me, che abbiamo fatto è proprio questo nuovo modo di costruire l'azienda. Ora, è facile parlare 8 anni dopo, quando ci sono stati fatti due case study ad Harvard e si insegna il nostro modello ad Harvard. E quindi alcuni dei temi grandi dell'umanità, housing, food, energy, stanno venendo approcciati proprio con questo nuovo modello. Ma immaginate nel 2013, quando non si stava neanche parlando di crowdfunding, no? Dove l'intuizione è stata quella di dare
diciamo, a chiunque volesse contribuire, stock dell'azienda in cambio di ore di lavoro. E questa cosa ci ha permesso da subito di avere grandi aziende tipo Leybold, l'inventore delle pompe a vacuo, che hanno subito, sono subito intervenuti e hanno detto: guarda, Elon ha proposto questo, però non mi sembra una soluzione corretta. Guardate cosa abbiamo fatto noi nell'Hadron Collider, dove abbiamo raggiunto una pressione di 10 alla meno 10, voi parlate di 100 Pascal. In realtà poi noi viaggiamo a 1 Pascal, però allora si parla di 100 Pascal, dice noi possiamo garantirvi 100 Pascal anche sotto, perché stiamo parlando di 7 volte più difficile quello che hanno fatto nell'Hadron Collider, nel CERN, e diceva non dovete inventare niente, venite da noi, ve lo facciamo vedere come si fa. E questo è uno. Un'altra tecnologia, quella della levitazione magnetica. Stavano parlando di questo Hockey Table. Elon diceva di spingere l'aria sotto la capsula. Peccato che dentro a un tubo a ridotta pressione questa cosa provocherebbe delle airflow, creando instabilità sia sul tubo che sulla capsula. Quindi non era fattibile. Però il professor Richard Post, uno scienziato che ha lavorato con Einstein al Lawrence Livermore Lab, ora in pensione, ci ha scritto dicendo: guardate che io negli anni 90 ho sviluppato l'Induct Track, che è un sistema di levitazione passiva che poi abbiamo secretato e che lo sta usando il governo americano per stabilizzare i proiettili dentro i cannoni. Ora, a voi serve la stessa cosa, serve un sistema che all'aumentare la velocità genera levitazione. E quindi ci ho fatto vedere questo sistema, aveva addirittura 2 km già sviluppati a San Diego, a General Atomics, un track che era lì messo in disuso, che aveva già dimostrato Indutrack fino a 80 tons di peso, e noi non abbiamo fatto altro che andare lì e guardare questa cosa che si muoveva avanti e indietro e che funzionava. Quindi, diciamo, tutti i brevetti che abbiamo acquisito grazie alla segnalazione, al lavoro e alla contribution di questi grandi scienziati in giro per il mondo. Abbiamo avuto gente di SpaceX, Boeing, Aerospace, Lockheed Martin, MIT, Stanford. Insomma, ho radunato, secondo me, i best and brightest dell'umanità che hanno iniziato a contribuire e che tuttora lavorano, in cambio di stock options nell'IWTT. Veramente una cosa bellissima, cioè il fatto che siate riusciti a praticamente a coinvolgere le migliori menti dell'umanità, le migliori menti possibili, in una modalità completamente interdisciplinare, quindi mettendo insieme competenze che arrivano anche da mondi completamente differenti, e che lavorando insieme, collaborando insieme, possono davvero creare qualcosa di ritenuto impossibile. E questo secondo me davvero ci dimostra quanto l'umanità possa veramente fare delle cose incredibili e meravigliose, semplicemente decidendo di lavorare a un progetto comune, a un obiettivo, insieme, no? E tra l'altro questo tema dell'interdisciplinarità mi riporta a quello che dicevi tu all'inizio, no? Che era, anche una cosa di cui ci eravamo parlati, mi ricordo quando ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati. Sul fatto che la tecnologia e tutte le scienze, no, le hard science, sono spesso accompagnate nell'essere umano poi anche dalla creatività, no? Quindi non c'è solo la competenza dell'ingegnere che fa il suo lavoro di ingegnere, ma spesso l'ingegnere poi anche. A volte senza neanche dirlo troppo, perché un po' in alcuni casi se ne vergogna, è anche un grande creativo, no? Purtroppo per come pensiamo noi oggi, anche la formazione e l'istruzione, no? Questi due aspetti vengono messi addirittura in contrapposizione, ma invece sarebbe bello che si cominciasse davvero a riunirli, no? A riportarli assieme. Noi in sinestesia abbiamo un'iniziativa che si chiama Future Maker, sono corsi di tecnologia STEM, no? Science, Technology, Engineering, no? Però in cui c'è anche la di arte, STEAM diventa quindi, e in cui puntiamo anche tanto a stimolare la creatività,
la creatività anche artistica dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi, delle bambine, delle ragazze che seguono i nostri corsi, perché veramente l'interdisciplinarità e la diversity sono poi quelle che veramente abilitano le cose migliori, no? Delle potenzialità umane. Guarda, è fondamentale quello che stai dicendo, ma dobbiamo partire dalle scuole, dalle università. Io ora, quando parlo di nuovo rinascimento, della quarta rivoluzione industriale, al di là che io sono nel World Economic Forum, nella Fourth Industrial Revolution Group, e quindi sono temi sviluppati a livello mondiale in maniera molto seria, da grandi, io dentro Unilever, ho gente, Procter & Gamble, ho grandissime aziende, che stanno lavorando proprio alla quarta rivoluzione industriale, ma non è un claim. Oggi bisogna ripensare a un nuovo uomo. Stiamo passando da Homo sapiens a Homo evolutus, dove la differenza sta proprio nella capacità di aumentarci, aumentarci tramite il knowledge, ma anche tramite i device, ok? Quello che sta facendo Elon, che fa paura a tutti, no? Impiantare chip nel cervello, eccetera, cioè in realtà. Neuralink. Io credo che, io sono un transumanista, io credo che la tecnologia ci aumenterà, però lo deve fare in maniera funzionale all'uomo. Quando noi parliamo di riformare la scuola, dobbiamo partire proprio da questo. Mi piace il tuo concetto di STEAM, che te lo ruberò subito, ufficialmente rubato, perché è quello che predico e sto cercando di realizzare con l'OASI della quarta rivoluzione industriale, che è un progetto che stiamo per presentare, proprio per ripartire dalle scuole. E io oggi, se devo formare un ingegnere Hyperloop, non esiste. Quindi lo devo formare io e lo devo formare in una maniera completamente nuova. Quindi è bene, veramente sono contento che un'azienda come la tua stia guardando e capendo questo tipo di concetti. Chapeau, bravissimi. Grazie. Senti, una curiosità, ma Elon Musk ovviamente è più volte, no, è entrato nel discorso, ma che tipo è Elon? È davvero questo genio folle? Raccontacelo, insomma, tu l'avrai incontrato Io tante non parlo di volte. Elon, lui non parla di me. Diciamo, io ho una stima enorme di lui e voglio dire, non saremmo partiti se non fosse stato per lui e per la sua, diciamo, stimolo. Ma ci sono milioni di Elon Musk in giro per il mondo che stanno solo aspettando di avere l'occasione. Io credo che in Italia dobbiamo cercare di avere questi modelli. E abbiamo bisogno fondamentale di questi modelli. Quindi non solo ben venga Elon, ma ben venga anche il suo estro e la sua, diciamo, discontinuità. Quindi, bene o male, noi avevamo dei modelli quando eravamo piccoli, che devo dire, se ci pensi, erano discutibilissimi. Cioè, chi era il nostro Rolling Stones, Michael Jackson, degli squilibrati, dei psicopatici. Dal punto Effettivamente. di vista umano, oggi fortunatamente le nuove generazioni iniziano a avere dei modelli che sono i nuovi imprenditori, le nuove cose. Io sono stato, ho incontrato negli ultimi 8 anni quasi 50 tra primi ministri, ministri di qualcosa, politici, eccetera. La metà mi hanno detto: sai perché ti sto incontrando? Perché mio figlio mi ha parlato di te. Questa roba qua è potentissima perché significa che c'è una nuova generazione che ha il desiderio e la voglia proprio di diventare Elon Musk, hai capito? E quindi secondo me bisogna avere tanto rispetto di Elon e apprezzare il bene e il male quello che sta facendo. Beh, ci sta portando su Marte e lo sta facendo in una maniera pazzesca, spettacolare. Quindi nel mio piccolo sono rimasto a terra ancora per ora perché ora stiamo anche parlando di portarlo sulla Luna e su Marte. Però per ora fermiamoci sulla Terra, facciamo famone uno e famone bene. Cominciamo dalla Terra, prima i terrestri. Allora, gli esami continuano a dire sei un visionario, sei un visionario. No, io sono un presentista, non sono un futurista. Lo sto costruendo ora. Ma bisogna seminare oggi per il futuro. Ma infatti, io sono d'accordissimo con te sul fatto che le nuove generazioni, le generazioni attuali, sono in qualche modo anche molto migliori di quelle presenti e passate, no? Hanno una marcia in più, hanno
vedo proprio anche una coscienza rispetto Giusto. all'ambiente, no? Al mondo che noi non abbiamo più, non abbiamo più, ci siamo un po' persi per strada, le generazioni passate non. Questo a un certo punto di vista no, mi rende molto ottimista nei confronti del futuro. Purtroppo quello che stiamo lasciando in larga parte è un mondo che ha un sacco di problemi, che erediteranno le generazioni passate, che dovranno risolvere, ma che fortunatamente sembra abbiano sia la volontà che probabilmente anche i mezzi per poterlo fare. Quindi, insomma, un certo ottimismo, insomma, mi sento di averlo. Non so se tu condividi Noi questo. abbiamo il dovere di essere ottimisti, accidenti, basta con queste nenetiche della crisi, che poi sono ignoranti, non sanno neanche cosa vuol dire crisi, vuol dire rinascita. Io sono un fanatico delle persone che fanno invece di lamentarsi e di. Noi abbiamo, cioè, soprattutto per i giovani non possono non essere ottimisti, hanno un libro bianco da scrivere, hanno una possibilità che noi non avevamo, noi cercavamo le informazioni, loro le dovevano semplicemente filtrare, selezionare, hanno lo scibile umano a disposizione, non hanno più scuse, non c'è una possibilità di non avere successo, perché con l'accesso all'informazione, sky's the limit, vabbè, puoi sfallire una volta, due, ma chi se ne frega, fail fast e go fast. Quindi io sono un entusiasta del momento e guarda che secondo me il Covid ci ha anche riportato un po' coi piedi per terra. È stata una grande batosta, però è stata grande, anche un grande doccia di realismo per veramente rimetterci davanti a noi stessi e spero che le persone si stiano chiedendo: ma sto facendo la cosa che mi piace? Sto facendo il lavoro giusto? Sto pensando a me? E secondo me questo periodo ci deve servire proprio a rilanciarsi e a far riniziare la voglia di fare. E ce n'è tanto da Sono fare. pienamente, pienamente d'accordo con te, assolutamente. Bibo, senti, lasciamoci con un'ultima domanda. Tu prima hai detto sei un presentista, ma se dovessi pensare a un mondo fra 10 anni, cosa vedi? Cosa ti immagini? Ti Non appare? può che essere migliore di oggi. Abbiamo delle tecnologie che stanno spaccando tutto, stanno arrivando finalmente a toccare i centri nevralgici dell'essere umano, cioè tutte le stupidaggini che ci siamo raccontati, tutti gli ismi che abbiamo costruito, capitalismo, socialismo, comunismo, ismo, 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 tutte queste cagate andranno a scomparire perché cadranno sotto i colpi inesorabili del progresso. Il progresso dice, per esempio, che dovremmo lavorare di meno e tornare a quello che ci riesce meglio. Quindi magari lavoreremo 2 o 3 ore, ma faremo invece tanto altro, la creatività, torneremo a vivere, torneremo ad amare, per esempio, in maniera libera, con le nostre famiglie. Io credo che l'umanità stia davanti a un momento, il più bel momento della storia dell'umanità, perché la tecnologia ci permetterà di non lavorare più, perché non ci sarà un lavoro, quindi cioè, i computer ci prenderanno tutti i lavori principali, ok? E quindi tutto questo Di modello del cittadinanza per lavoro, tutti. Però no, ma questo modello del lavoro e del consumo, no? è Questo vero, modello certo. a risorse illimitate, in un pianeta a risorse limitate, sbatterà contro il muro della realtà improvvisamente, perché non ci sarà più il lavoro, quindi cosa si inventeranno? Tutta Ci sta mentalità. servirà a cambiare proprio tutte le regole, anche Ma certo, perché c'è di anche distribuzione l'economia, della cioè ricchezza, no? il concetto di economia come l'hanno concepito, cioè sulla scarsità, fa ridere i polli, perché a un certo punto sarà tutto in mano allo 0,5% della popolazione, tutto il resto sarà incazzato come una bestia, se uso i termini francesi. E quindi come fai a Certo. continuare così? Qualcuno si porrà il problema di dire forse c'è qualcosa che non va in questo modello, dovremmo cambiarlo. E troveremo forse, spero, non un ismo, ma anche se troveremo un ismo, troveremo un ismo nuovo, un ismo a misura d'uomo, dove sarà finalmente un balance, no? Tra l'empatia, l'amore che dovremo avere e dovremo impostare tutta la nostra società sull'amore, perché se no non riusciremo o ci autodistruggiamo, quello che Elon infatti sta cercando di evitare
colonizzando Marte, e appunto che se magari sulla Terra facciamo casino, su Marte resistiamo come specie multiplanetaria. Però al di là di questo, diciamo, io credo che sono un positivo nel futuro. Le tecnologie e queste nuove generazioni ci permetteranno di non distruggerci. Magari qualche terza o quarta guerra mondiale ci scappa, voglio dire, che tra l'altro una bella svoltita della popolazione, poi decideranno che tutti quelli sopra i 25 anni non sono più legali, probabilmente, e ci manderanno tutti in un'isola deserta, tutti insieme, a giocare con i nostri ismi. In pensione, insomma, pensione Pensione forzata. forzata, Vabbè. tutti lì a raccontarci i nostri ismi sulla scarsità, ed io, la proprietà privata di niente. Vabbè. Bene, Bibop, è stato veramente un piacere e ti ringrazio tantissimo per le parole e le idee che hai condiviso con noi. Speriamo È un di vederci piacere. presto e aspettiamo questi annunci. Che spero siano imminenti, quindi di Hyperloop. E grazie a tutti quelli che ci hanno. Presto coi tempi italiani. Presto coi tempi italiani, vabbè. Siamo abituati ai tempi italiani, per cui. Grazie, Ciao a tutti Bibop. A e presto e PM grazie a Sports. tutti quelli che ci hanno seguito fin qua. A presto.